sono stati gli zingari qui a esistere un rumore. E poi subito è caduto un palazzo. Buongiorno, secondo giorno di abilmente carichi, stracarichi e tutto. Adesso stamattina facciamo colazione con Nino e Tonia, perché ieri non ci siamo riusciti a incrociare. Quindi pronti, partenza via. Giorno venerdì adesso. Penso ci sarà molta più gente oggi e anche domani. Domenica non so, ma domani sicuramente tantissima. E già ieri non è che era poca. Chissà. E oggi finalmente arriva anche Debbie a darci una mano. Buongiorno. Good morning, guys. Guarda, tu stai proprio vestito da una professoressa di inglese. Tonia, non so cosa c'era nel cappuccino stamattina. Che è un problema. La radice. Oh, ma dobbiamo piantare le mandragore. No, i vasetti. No. Gesù Cristo. No. E vabbè, andiamo a pigliare i vasetti che ho scordato. Non ce la faccio, adesso carico il video, il vlog di ieri. Quindi ci vediamo dopo, aspettatemi qua. Ciao. Vasetti per mandragorine recuperati. Adesso ci mettiamo tutti a piantare allegramente mandragore. Inoltre devo fare anche delle riprese col drone, perché ho chiesto il permesso alla direzione, alla segreteria di abilmente, mi hanno dato il permesso e mi hanno chiesto di fare alcuni video anche per loro, visto che mi trovo. Ovviamente con tanto piacere, perché sono una fiera super organizzata, ci hanno trattato stra bene e essendo noi un po' una novità comunque nella via delle idee, perché prima c'era qualcuno che faceva il fimo, ma era poca gente, insomma volevano comunque un po' più persone, che faceva comunque paste polimeriche, fimo eccetera eccetera. Io, Nina e Tony abbiamo portato anche la cosplay quest'anno, siamo strafelici, strafelici, e oggi il secondo giorno speriamo vada super stra bene. Allora, Tonia ieri mi ha detto giustamente, ve l'ho già spiegato, no? Ma le mandragore, se non hanno un vaso, come se le portano? Era il progetto iniziale di questa cosa, ma durante la creazione di tutto, Umberto si è spuntato tutte cose. Quindi adesso abbiamo... Luigi, passa la mandragora. Eccola qua. Però scusate, gli bati, fa tanto fan di Harry Potter, dove sono i valori? Non ho bisogno, sono diventato immune. Vediamo come sta. Oh, mo gli mettiamo tutta l'erbetta. Ci abbiamo, vieni qua, Luigi passa il terriccio umido e il muschio. No, non troppo, perché sennò non si viene chiama mantra. È stato pietrificato da un basilisco, non preoccuparti. Umar Channel, hai rimedio. Ecco qua, a posto, così ci piace, la alziamo e c'è tutto il corpo, la gente però così non la vedrà. Esatto, deve stare un po' sotto. Metti un po' di, dammi un po' di paglia pure. Buongiorno, eccoci qua, abbiamo Ida, la cucciola, il baron. E mi hanno, a parte che hanno preso delle cose bellissime, perché le ho fatte io soprattutto, però adesso facciamo il corso del drago ostrello e mi hanno portato un regalo bellissimo, quindi lo scartiamo subito. Che bella questa carta bordone. No vabbè, questo non ce l'ho. Ma ce l'hai, no, vedete, è un po' datato, però no. È molto carino perché ci sono tutti i draghi della tradizione orientale, della tutte Persia, le varie specie, sì, sì. Grigio, bellissimo, vedo. Che spettacolo, cioè questa è bellissima. Stiamo facendo il corso con Luna, non ve la faccio vedere perché è piccolina e minorenne, quindi per sicurezza non si fanno vedere. Gabriella, tu che stai presente, come sta facendo il gatto ostrello la nostra Luna? È meraviglioso! Questo, che brava! Sì, sì. È meraviglioso! Il corso, sono troppo felice, adoro insegnare ai bambini, ragazzi, spettacolare. Poi è veramente una Luna modello. Cioè, ma guardate quanto è brava Luna! Cioè, raga, la differenza è veramente minima, cioè, guardate! Brava! Corso con Luna, è stato bellissimo, poi vi faccio, metto la foto su Instagram, ovviamente con Luna la mettiamo oscurata perché è minorenne e sono troppo felice, è stato emozionante fare un corso uno alla bambina e non l'ho mai fatto, perché fino ad ora ne ho fatto qualcuno online ed è sempre diverso, ma stare a contatto con la gente, come dico, è sempre meraviglioso.
ed è arrivata Debbie, ma non so che fine ha fatto con Luigi, ve la faccio vedere tra poco. Questa luce è bianca, cioè mio Dio, aiutatemi. Aspetta, mi metto qua davanti, esatto. Comunque, allora, i draghetti nel castello stanno andando da matti, stanno andando via. E adesso li metto un po' a posto perché hanno bisogno di una sistemata. Ve l'avevo promesso, me l'avete chiesto, mi avete detto dov'è Debbie. Ed eccola là, Debbie, amore mio. Il trio si è riunito perché alle fiere solo noi tre funzioniamo bene. Oh, che bello. Aspetta. Ta 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 ta. Aiuto. Ta ta ta. Ma perché mi stai Avada Kedavrando? Non è giusto. Che pazzia, ragazzi, la pazzia oggi, la pazzia. Che bello, come sono contento, amore. Ragazzi, abbiamo... è successo... Cluedo. Abbiamo un mistero. Allora, vai. Signore. Allora, signore, dica cosa è successo. Stavo... è caduto un palazzo. Oggi visto un rumore. Abbiamo sventato un crimine. Luigi ha sventato un crimine. C'erano delle persone che volevano rubare, ma sotto il naso dei napoletani non si passa molto facilmente. Oggi visto un rumore. Mi dispiace. E poi subito è caduto un palazzo. Sai cosa? Nino, tu cosa hai visto? Sono stati gli zingari. Sono stati gli zingari. Il signore della sicurezza. No, faceva, guardi capo, qui a destra c'è questo, qui a sinistra c'è questo, qui c'è il bar se vuole. E comunque c'è questa tizia che rubava, faceva cambiare i soldi falsi da quelli veri. Questo secondo me sono loro. Abbiamo fatto, perché? Giratela al pubblico, parla. Secondo me sono loro. Non sono bravo a fare queste cose. Un ladro. No, come riconoscere un ladro? Allora, un ladro si riconosce perché? Perché si guarda in giro. È sospettoso. Chi è sospettoso si dice... Tipo questo. No, ma questa è una lancia. No. Questa con la gonna lunga. Non lo so, c'ha la borsa, è la borsa strana. Anche io allora. Tu sei una ladra. Sono in queste sotto la gonna. No. No, che paura, raga. Voglio vedere. Giornata terminata, siamo arrivati al secondo giorno, fine, finito, morto, stanco, morto, stecchito, distrutto, cadaverico, sono tutti i sinonimi possibili e immaginabili, ma vivi, felici e contenti perché sono venuti un sacco di persone anche oggi, è stato bellissimo, ho fatto il mio primo corso, avete visto, è stato stupendo, chiudiamo subito il video perché poi tanto le considerazioni belle le faremo con l'ultimo video, intanto godetevi tutto quello che avete visto, grazie di cuore sempre per essere qui su YouTube, su Instagram, a seguirmi, a supportarmi, a condividere, a comprare le mie cose, a taggarmi su Instagram, vi adoro, bacio.